Ciao a tutti ragazzi, oggi secondo episodio della serie dove parlerò di Bitcoin e di come funziona, dove l'approfondiremo episodio per episodio. Se vi piacciono questi video mettete like e un commento e tra poco partiamo, quindi ricordatevi di condividerlo con i vostri amici proprio perché è importante che la tecnologia delle criptovalute, della blockchain, sia condivisa con i nuovi utenti in modo che riescano a capire i rischi e i benefici di questa tecnologia. Oggi parliamo di halving di Bitcoin, che è anche uno dei fattori che in più influenzano il mercato delle criptovalute. Infatti ogni halving di Bitcoin si realizza una bull run. Ma che cos'è una bull run? Che cos'è un halving di Bitcoin? E perché nella storia ci saranno solo 32 halving di Bitcoin? Guardatelo con me in questo video, ma prima sigla. L'halving è una delle caratteristiche principali e più fondamentali di Bitcoin proprio perché lo differenzia dalle valute tradizionali fiat come euro e dollaro, in quanto la sua emissione è limitata, non può essere in alcun modo aumentata di velocità o aumentata la supply massima, e questo lo rende quindi un bene deflazionistico nel lungo periodo, antinflazionistico e soprattutto nel lungo periodo potrebbe addirittura sostituire l'oro come riserva di valore e bene rifugio, anche se attualmente, come ho detto nel precedente video, potrebbe non garantire questi risultati. Il codice di Bitcoin, quindi, al fine di prevenire l'inflazione, integra tre principi fondamentali: una supply massima di 21 milioni di Bitcoin, il dimezzamento della remunerazione dei miner ogni blocco generato a seguito di un halving, quindi, detta in parole povere, ogni 4 anni la reward destinata ai miner viene dimezzata. La difficoltà di mining, quindi, determinata da quest'ultimo evento, è che ogni blocchi creati aumenta la difficoltà. Le banche centrali hanno proprio il compito, anche se negli ultimi periodi diciamo che sono state un po' negligenti in questo loro ruolo, di mantenere invariato o perlomeno cercare di diminuire il più possibile l'inflazione al fine di preservare il valore delle valute che hanno in gestione. Bitcoin, a differenza delle banche centrali, non ha quindi una banca centrale che ne gestisce il valore e l'emissione. Non ha né responsabili né consigli di amministrazione, qualora fosse un'azienda, e quindi, non avendo alcun controllo, come fa a regolare l'emissione, a regolare il suo valore? C'è l'halving. Come già spiegato, Satoshi Nakamoto ci vide lungo nel 2008 e voleva in tutti i modi togliere l'emotività e la avidità umana dalla sua valuta, in quanto avrebbe sicuramente rovinato e nel tempo, tra virgolette, corrotto il sistema. E quindi, togliendo l'emotività, cosa ha fatto? Ha creato un algoritmo crittografico, Hashcash, che determina in maniera non emotiva ma estremamente matematica e razionale la frequenza, il tempo e la quantità di valuta che viene emessa. Qualsiasi tentativo di modificare il numero di valute o la velocità di hash rate viene rifiutato dal sistema stesso, e questo rende il sistema impenetrabile proprio perché i convalidatori sono gli stessi utenti che imprestano la propria potenza di calcolo. Satoshi è stato talmente lungimirante che ha determinato che questo sistema durasse più di 100 anni, infatti l'ultimo Bitcoin era stato nel 2140, e soprattutto lo ha reso immune a regolamentazioni di governi, decisioni a livello politico, destabilizzazioni di ogni tipo, proprio perché, indipendentemente da tutto ciò, ogni 10 minuti, finché un computer sarà acceso, un blocco verrà minato. Perché Bitcoin fosse prezioso e prendesse valore, doveva essere scarso, e per questo ha messo una supply massima alla blockchain di 21 milioni. Halving significa dimezzamento e si riferisce al dimezzamento della ricompensa per blocco che i miner ricevono. Di conseguenza, data che la ricompensa è dimezzata, sono dimezzati anche i bitcoin che ogni blocco vengono emessi a seguito dell'halving. Come già detto nello scorso video, la ricompensa primi anni di bitcoin per ogni blocco minato era di 50 bitcoin. Ora siamo già arrivati a 6,25. Quando venivano circa dati in reward 50 bitcoin BTC ogni blocco, BTC si aggirava attorno agli 0,5 dollari, all'1 dollaro. Ogni 210.000 blocchi avviene un halving circa, perché ogni blocco viene minato ogni 10 minuti, indipendentemente dalla quantità di computer che stanno e di sistemi che stanno minando, proprio perché il sistema è intelligente e riesce a gestire la complessità dei calcoli di questi computer, in modo che se la potenza di calcolo aumenta sul sistema, l'intero sistema non si sovraccarica, bensì aumenta la complessità in modo che tutti i computer riescano a minare alla stessa potenza per creare nello stesso tempo il numero di Bitcoin suggerito. La fornitura di Bitcoin massima quindi sarà entro il 2140 e non prima e non dopo, e la supply massima di Bitcoin quindi si attesterà a 21 milioni di Bitcoin, punto. Non
ci sarà la possibilità di averne di più o di meno. A seguito degli halving c'è sempre una bull run. La prima bull run a seguito dell'halving del 2012 ha portato il prezzo di Bitcoin a aumentare dell'8500%, toccando un picco massimo di $1031. Dopo il secondo halving, il prezzo da massimo è stato raggiunto in 17 mesi e il prezzo massimo raggiunto da Bitcoin fu di $20.000, circa 17.000 euro. Possiamo subito notare che storicamente le crescite percentuali di BTC a ogni halving si dimezzano e la durata della bull run si dilata. Come ho già analizzato in un altro video che vi lascio in descrizione, vi riporto questo schema che avevo analizzato. È molto particolare proprio perché fa capire come attualmente in questo ciclo di halving non ci troviamo ancora al massimo del prezzo, che secondo questo schema dovrebbe attestarsi intorno ai 130-150 mila dollari. Dimezzare ogni 4 anni l'emissione della moneta causa un effetto drastico sull'inflazione che viene completamente azzerata nel giro di poco tempo, proprio perché questo dimezzamento consente a BTC di avere un'emissione sempre più limitata e nel tempo quasi ad azzerarla, proprio perché il 99% dei bitcoin sarà estratto entro il 2040. Il livello di inflazione nel 2025, quindi durante il prossimo halving, sarà dello 0,83%, nel 2037 raggiungerà lo 0,1% e nel 2053 sarà così basso che sarà addirittura invisibile, proprio perché non sarà quasi più possibile minare bitcoin, proprio perché ce ne saranno ancora pochissimi da minare e un sacco di blocchi ancora da far girare sulla blockchain. Il vantaggio di bitcoin quindi è evidente, in quanto potrà fungere proprio da riserva di valore nei prossimi anni, in quanto le valute fiat invece sono destinate a essere inflazionate. Ci troviamo in un periodo dove l'inflazione galoppa, 6,8% per l'America novembre 2021, 4% in Italia novembre 2021. Siamo in un periodo dove una valuta che ha lo 0,68% di inflazione è quasi utopia, e non siamo in Giappone dove c'è comunque un debito pubblico del 253%. Da quando infatti il gold standard è stato tolto da Nixon nel 77, non ci furono più stati deflazionistici come ci furono durante le guerre mondiali, dove l'oro implicava un tetto massimo del debito americano e della possibile emissione di moneta, e quindi la moneta poteva diventare deflazionistica. A seguito del passaggio dal gold standard al fiat standard, non ci fu nessun momento in cui la moneta fiat fu deflazionistica, e ci furono solo momenti in cui invece ci fu inflazione che superò anche il 10% in certi periodi. Concludiamo questo video con questa conclusione, che BTC nei prossimi anni potrà diventare veramente una riserva di valore e un bene deflazionistico, antinflazionistico. Ricordiamo a tutti che comunque questo è uno di una serie di video dove approfondiremo Bitcoin. Nel prossimo video parleremo di mining e della reward per ogni miner. Ci sentiamo, questa era la parte 2, ricordatevi di condividere il video, e prima lo condividete, prima questo video vola, va in tendenza, eccetera, prima io che realizzo anche il terzo episodio. Vi ringrazio, ci vediamo alla prossima.